dicevamo nei titoli, la psoriasi, perché domenica scorsa si è celebrata appunto la giornata mondiale. Allora, dottor Brunetti, ne abbiamo discusso anche altre volte, ma com'è importante ritornare su questi argomenti. Cos'è la psoriasi, come si presenta, come si diagnostica, che è molto importante, perché spesso si accompagna anche ad una forma di artrite psoriasica? Allora, la psoriasi è una malattia molto diffusa nella popolazione. Si calcola che dal 3 al 5% della popolazione ne possa essere affetta. Per dare un'immagine molto semplice per comprendere la malattia, dobbiamo dire che nella malattia, dove si manifesta, nei posti della cute dove si manifesta, c'è una accelerazione del ricambio della pelle, per cui si accumulano, c'è una base di rossore, di eritematosa, noi diciamo in termine tecnico, su cui si aggiungono poi delle squame, perché la pelle, con l'eliminazione attraverso lo strato corneo, non riesce a fare, non fa in tempo a eliminare le squame che si accumulano, e quindi la malattia tecnicamente noi diciamo è eritematosa di squamatura, cioè sono delle chiazze squamose presenti su varie parti del corpo. Per parlare di, più che parlare di una unica malattia psoriasica, dovremmo dire che esistono tante espressioni cliniche della malattia. Possiamo dire che se noi vediamo 100 pazienti, avranno ognuno un'espressione diversa della malattia. Anche se il problema interessa prevalentemente la cute, oggi noi guardiamo al paziente con la psoriasi in una maniera completamente diversa da quanto facevamo, che so, 30 anni fa, in cui si pensava che fosse una malattia esclusivamente della cute. Oggi sappiamo che la psoriasi è associata a tante altre comorbidità. Per esempio, molti pazienti sono diabetici, per esempio molti pazienti sono in sovrappeso, per cui c'è un'interferenza negativa di altri fattori sulla psoriasi e viceversa. Quindi anche il fumo di sigaretta, per esempio, è un fattore notevolmente aggravante della malattia. Sì. Ora, quello che bisogna dire è che la stragrande maggioranza delle volte la malattia si manifesta in maniera molto leggera, cioè con poche manifestazioni, gomiti, ginocchia, a volte anche a livello delle unghie, a volte sì. Anche questo delle unghie è una sede specifica della malattia psoriasica. Come si presenta alle unghie, dottor Brunetti? Alle unghie ci sono diversi aspetti. Ci possono essere degli aspetti che riguardano la lamina ungueale, sì, e degli aspetti che riguardano la pelle al di sotto dell'unghia. Per esempio, un esempio tipico delle lamine ungueali è che hanno un aspetto, noi diciamo additale da cucito, che tecnicamente noi chiamiamo pitting ungueale, cioè questa specie di punteggiatura della lamina. Altre volte invece la lamina si stacca dal letto presentando delle aree biancastre che diventano un po' più profonde nell'unghia, questa si chiama onicolisi, e altre volte invece o contemporaneamente si verifica un accumulo di squame al di sotto delle unghie che noi chiamiamo iperkeratosi subungueale, cioè al di sotto dell'unghia. Al di là del dato estetico, perché noi anche sotto questo punto di vista abbiamo fatto grandi miglioramenti nella comprensione di questi fenomeni, al di là del fatto estetico, dicevo, delle unghie che presentano questa anomalia morfologica, oggi noi consideriamo l'unghia affetta da psoriasi come una spia di un problema reumatologico, perché circa il 30% dei pazienti, si calcola fino al 30% dei pazienti con una psoriasi cutanea, ha anche una partecipazione articolare, anzi, più che le articolazioni, le cosiddette entesi, che sono i legamenti e i punti di inserzione dei tendini, dei legamenti sulle ossa. Quindi non è una vera artrite, ma una cosiddetta entesopatia, cioè interessa questa sede di inserzione dei legamenti. Sì, sì. Ecco, è una malattia, la eziologia, cioè la causa, no, della psoriasi, è ancora sconosciuta. Insomma, ecco, però si possono ipotizzare i fattori di rischio, insomma, le possibili cause? Allora, noi non è del tutto sconosciuto, nel senso che noi sappiamo che c'è una base genetica fondamentale. Sì. E come sempre, però, la genetica da sola non necessariamente esprime
la malattia. C'è bisogno di fattori, come dire, anche ambientali che influenzano lo scatenamento della malattia. A volte questi fattori in passato erano prevalentemente dei fattori sconosciuti. Si diceva che la malattia si ripresentava anche sotto stress psicoemotivo. Ancora ricorre questa ipotesi, però fondamentalmente la malattia, oggi sappiamo, presenta dei fattori scatenanti nelle altre malattie come di internistiche, come per esempio, lo dicevo prima, l'obesità, il diabete, l'ipertensione, l'abuso di alcol, sì. Sono dei fattori che in un soggetto geneticamente predisposto possono far slatentizzare la malattia, sì. Che a volte si manifesta in maniera, come dicevo prima, minima, per cui anche i trattamenti sono prevalentemente dei trattamenti topici, mentre in alcuni pazienti, magari la minoranza, saranno un 30 o un 40%, però comunque corposi come pazienti, presenta una superficie cutanea molto ampia di interessamento, per cui è necessario utilizzare dei farmaci per via generale, per via sistemica. Sì. Ecco, quindi diciamo le cause, o meglio, la malattia si diagnostica rapidamente, vero? Cioè basta un esame obiettivo, un esame clinico. Guardi, la diagnosi clinica, una delle diagnosi più agevoli per il dermatologo, è la diagnosi di psoriasi. Non nego che esistono dei casi molto molto complicati, soprattutto per forme minime, in cui ci può essere un imbarazzo diagnostico, ma abbiamo gli strumenti anche in ambulatorio per ricorrere a cui ricorrere per fare una diagnosi precisa laddove ci dovesse essere un minimo imbarazzo. Ma la maggior parte delle volte la diagnosi per il dermatologo è facilissima. Certo, ci sono delle localizzazioni un po' speciali, per esempio la psoriasi può colpire anche i genitali maschili e femminili, può colpire le zone delle pieghe anatomiche dove normalmente non, nella maggior parte dei casi non si manifesta, tanto è vero che viene chiamata psoriasi inversa proprio perché si manifesta all'opposto delle sedi ordinarie, normalmente sulla superficie esterna degli arti, non nelle pieghe ascellari o inguinali, però esiste un piccolo numero di pazienti che ha queste sedi colpite. Lì il dermatologo si deve cimentare con la sua capacità diagnostica per distinguere i vari tipi di psoriasi in queste sedi. Sì, dottor Brunetti, ribadiamo, l'abbiamo detto anche altre volte, la psoriasi non è una malattia contagiosa, nel senso che noi possiamo tranquillamente avvicinarci, dare la mano, abbracciarci, non lo so, qualsiasi cosa, con una persona che ha una evidente forma di psoriasi. Assolutamente non è una malattia sociale, purtroppo però è il paziente che per un fatto anche solamente estetico, che tende un po' a isolarsi, la qualità di vita dei pazienti. Noi, per indicare anche i risultati della terapia, somministriamo dei questionari che indicano ci fanno verificare la qualità di vita del soggetto, e poi dobbiamo prendere atto che molti pazienti hanno una pessima qualità di vita perché si privano di andare su una spiaggia, se hanno localizzazioni in zone visibili, per esempio al dorso delle mani oppure sul volto, perché grazie a Dio sono cose molto, molto meno frequenti, ma quanto incidono moltissimo sulla qualità di vita. E lo stigma poi diventa uno stigma. Quindi pur non essendo una malattia infettiva, è una malattia per la quale è il paziente che limita la sua vita sociale. E qui veramente dobbiamo riconoscere che negli ultimi 25 anni si sono fatti dei passi da gigante nella gestione di questa malattia. Sì. Forse la giornata mondiale della psoriasi, che viene ogni anno, viene fatta, è proprio un'occasione per fare in modo che alcuni pazienti che vivono una sorta di scoraggiamento, spesso non si fanno più vedere dallo specialista dermatologo perché ritengono che la malattia non sia curabile, come si riteneva una volta, non sia curabile in maniera efficace. Queste giornate servono proprio per far capire a tutti i cittadini che la psoriasi è una malattia che oggi possiamo curare benissimo. Ecco, certo, quello che le stavo chiedendo, si può, non si guarisce credo completamente, ma si può curare tranquillamente. Una volta ci si curava con bagni,
fanghi sulfurei, insomma, unguenti, pomate, veicoli catramati. Questo Allora, fino a qualche anno fa, è vero, questi poi. trattamenti topici possono avere ancora, con diversi tipi di approcci, Sì. possono avere ancora una loro utilità nel paziente con psoriasi minima, Sì. cioè con una minima percentuale di superficie corporea coinvolta. Però il paziente più importante che presenta una superficie cutanea del 30, 40, 50%, addirittura molto di più, questi pazienti non possiamo gestirli con pomate, con prodotti topici, Sì. dobbiamo pensare a una terapia per via generale. E qui c'è stato il progresso, qui sta facendo vedere delle immagini dove si fanno vedere dei target, dei nuovi farmaci biotecnologici, anti-interleuchina 23, 17, gli anti-TNF-alfa, sono dei farmaci che vanno a bloccare in maniera precisa quei recettori che sono responsabili. Sì. Sì. Quei fattori che sono responsabili della Sì, infatti malattia. glielo stavo chiedendo, che cosa hanno di diverso i farmaci, diciamo l'immunoterapia, i farmaci biologici rispetto al metotrexato e agli altri farmaci, quelli tradizionali, che comunque si continuano ad usare? È semplicissimo perché in effetti il cortisone, gli immunosoppressori, il metotrexato, diciamo così, sono degli immunosoppressori un po' più grossolani. Sì. Se vogliamo possiamo usare un termine. Questi sono farmaci più intelligenti perché hanno proprio un blocco mirato di quelle interleuchine che sono responsabili Sì, del sì. processo che innesca la proliferazione cellulare. Quindi è chiaro che anche dal punto di vista degli effetti collaterali, gestire per anni un paziente con alcuni nuovi farmaci biotecnologici è molto più sicuro che gestirli col metotrexato oppure con cortisone o altri immunosoppressori classici. Il vero problema di questi farmaci è il costo per lo Stato naturalmente. E qui dobbiamo dire effettivamente che come dire, consapevoli che il nostro sistema sanitario è tra i migliori al mondo perché offre a dei pazienti dei farmaci costosissimi Sì, che perché a la psoriasi spese non di è ancora, non è nei LEA, è vero, non è nei livelli essenziali di assistenza. sì, però per quanto riguarda queste terapie, per i casi più gravi, i farmaci vengono dispensati Sì. non attraverso le farmacie ordinarie, attraverso le farmacie ospedaliere, perché vengono dispensate Sì. da centri, per esempio tutte le regioni hanno dei centri, noi abbiamo in provincia di Salerno abbiamo l'azienda San Leonardo con i dermatologi che attualmente lavorano presso Cava dei Tirreni, oppure a Pagani, oppure ad Eboli. Ci sono dei colleghi dermatologi che hanno l'autorizzazione alla prescrizione di questi farmaci, quindi noi incoraggiamo i pazienti con la psoriasi ad andare presso questi centri. Sì, nelle dermatologie ospedaliere. Il paziente che ha la psoriasi deve essere gestito, soprattutto quando una Sì. psoriasi è importante, anche io stesso che in questo momento, da quando lavoro prevalentemente privatamente, se vedo un paziente privatamente, io mi preoccupo di collocarlo poi nelle strutture pubbliche dove può ricevere la FAR, chiamando ovviamente i colleghi di riferimento in questo Sì. Sì. settore che possono aiutare i pazienti con queste terapie che si possono prescrivere solo Sì. in ambiente ospedaliero o Sì, universitario. ecco, però ho letto a proposito di quello che lei diceva poco fa, che è aumentata ultimamente la consapevolezza dei pazienti, cioè la psoriasi non viene più come qualche tempo fa, qualche anno fa, concepita come un disturbo estetico, ma come una vera e propria patologia. E questo si traduce in una maggiore presa di coscienza da parte dei pazienti. Non so se lei sicuramente l'ha riscontrata, insomma. Allora, io questo l'ho riscontrato, però devo dire che esiste sempre una nicchia di pazienti che in qualche maniera sfuggono anche alle campagne informative, come può essere quella della giornata mondiale della psoriasi. Io ricordo che in questa data spesso si facevano tantissime visite gratuite, fino a non poco tempo fa succedeva questo e ancora succede in molti centri che si mettono a disposizione e con mio stupore mi rendevo conto che a volte accedevano, come in queste giornate, dei pazienti con psoriasi veramente importanti Sì. che magari coglievano l'occasione di questa giornata perché
o per problemi culturali o per difficoltà di accesso nelle strutture pubbliche, avevano una forma di psoriasi ancora molto grave sulla pelle senza aver consultato mai. Sì, non si erano mai curate, avevano rinunciato in un certo senso. Esattamente. Sì, sì. Però diciamo che questo, ovviamente questa situazione, il trend di miglioramento in questo senso, sì, nella consapevolezza nella popolazione che è possibile curare. E infatti noi lo diciamo spesso, ma non solo per le malattie dermatologiche, la psoriasi, cioè, ma per tutte le malattie, che occorre maggiore informazione, le notizie devono circolare meglio, più spesso. Le giornate mondiali servono sì a questo, ma dico, per usare un paradosso, ogni giorno dovrebbe essere una giornata mondiale per sollevare la nostra attenzione, insomma. Il ruolo sempre del medico di base, che diciamo vede il paziente nella sua interezza per tutti gli aspetti della sua malattia, anche il suo ruolo è fondamentale nell'indirizzare il paziente ai centri giusti. Oggi c'è anche, mi risulta, un accesso facilitato ai pazienti con la psoriasi, quando soprattutto hanno delle forme di psoriasi più importanti, c'è una facilitazione nell'accesso nelle diverse strutture pubbliche, pure perché ovviamente i medici ospedalieri, i medici che si occupano di questo, sanno benissimo la delicatezza di questa materia, di questo argomento, per cui mediamente raccolgo, diciamo, questo. Sì, beh, torneremo sempre a parlarne, dottor Brunetti. Abbiamo perso il collegamento, dottor Brunetti. Vabbè, comunque ci possiamo salutare perché eravamo nelle battute finali, alle conclusioni. Dottor Brunetti, è sempre in linea? Sì, sì, sono in ecco, linea. Solo sì, per salutarci, per ringraziarla della sua disponibilità. Prego. E noi torneremo sempre su questi argomenti, perché tornare sugli argomenti è assolutamente fondamentale, insomma, indispensabile per accendere l'interesse, la curiosità e spingere la gente a curarsi, come diceva lei. Ci sentiamo presto, dottor Brunetti, a presto.